quello che vi ho appena mostrato, ragazzi, è un reverse crunch con sforbiciata. Come fare per effettuare questo esercizio? Allora, andiamo a distenderci pancia in alto sopra il tappetino. Prendiamo il nostro mento e lo abbassiamo verso il petto e solleviamo la testa. Andiamo a posizionare le mani più o meno sotto la nostra fascia lombare. Portiamo le gambe in alto tenendo le ginocchia leggermente piegate. Piano piano scendiamo verso il pavimento. Fermo le mie gambe, apro, incrocio gamba destra, apro, incrocio sopra la gamba sinistra, ritorno su. Quindi scendo, apro, incrocio la destra sopra la sinistra, apro, incrocio la sinistra sopra la destra, ritorno. I piedi non li teniamo mai uniti, io li tengo poco poco separati, quindi non sono né troppo aperte né completamente chiuse le mie gambe, ma sono un pochino separate. Se per caso sento che mi carica troppo la testa, quindi sento molta tensione nel collo, posso eseguire questo esercizio anche tenendo la testa in appoggio. Andremo a lavorare un po' meno intenso il nostro addominale, ma va bene lo stesso. Quindi la variante di questo esercizio è tenere la testa in appoggio. Quindi andiamo a spingerci giù, apro, incrocio e ritorno su. Ok, facciamo sempre attenzione alla schiena. Se per caso sento tirare la schiena, perché comunque siamo tutti diversi, c'è una soluzione adatta per tutti quanti. Se per caso sento tirare molto la schiena nella discesa, posso piegare un pochino di più le ginocchia e andare meno giù. Quindi da qui teniamo la testa su, ve lo faccio vedere con la testa su, con le gambe, le ginocchia piegate, andiamo giù, apriamo, incrociamo e ritorniamo su. Quindi in questo modo, piegando un pochino di più le ginocchia, andremo a caricare un po' meno sulla schiena. Quindi se per caso qualcuno sente tensione sulla schiena, può adottare questa soluzione, dove invece che tenere le gambe verso l'alto in posizione verticale quasi totale con le ginocchia poco piegate, può abbassare un po' di più i talloni verso il pavimento e tenere le ginocchia un po' più piegate e giocate sulla testa. Quindi io posso anche farne un pochino anche di movimenti tenendo la testa su, poi quando sento che sono troppo stanca la porto giù. Ciao e buon allenamento.